L'Assemblea legislativa ha approvato con il voto contrario dei consiglieri di opposizione il programma di politica patrimoniale 2014-2016 predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Dal programma triennale emerge che gli immobili di proprietà della Regione Umbria sono 707, comprendono fabbricati e complessi immobiliari, il cui valore stimato è pari a 292 milioni di euro, mentre i terreni si estendono per 257.000 metri quadrati, per un valore stimato di euro 109 milioni. Dal programma triennale emerge che gli immobili di proprietà della Regione Umbria sono 707, comprendono fabbricati e complessi immobiliari, il cui valore stimato è pari a 292 milioni di euro, mentre i terreni si estendono per 257.000 metri quadrati, per un valore stimato di 109 milioni. Per la valorizzazione del patrimonio regionale sono state avviate procedure di vendita attraverso internet, mentre i beni utilizzabili per sostenere progetti di sviluppo e turistici o per l'agricoltura sociale resteranno di proprietà pubblica. Previsti poi la razionalizzazione di tutte le sedi e gli uffici della regione, quelli situati nella città di Terni verranno temporaneamente trasferiti all'interno del centro multimediale, mentre quelli di Perugia sono stati accorpati all'interno di strutture di proprietà della regione. Insieme all'atto amministrativo sono state approvate due risoluzioni, entrambe di iniziativa del consigliere Dottorini, sul riutilizzo delle ex case cantoniere per uso sociale e turistico e sul trasferimento ai comuni dei beni conservati nel magazzino regionale di Solomeo.